Il fico. Tantissimi anni fa esisteva un cortile dalla forma insolitamente triangolare, per meglio dire quello che una volta era stato il chiostro di un convento millenario ormai dimenticato dal tempo. All'interno di quel cortile sembrava che anche le piante ed i fiori non avessero alcun desiderio di crescere e fiorire. Gli insetti erano impegnati nel loro lavoro senza sosta di portare i semi di quelli che erano destinati dalla natura a diventare delle piante o semplicemente dei fiori dalla vita bellissima quanto breve. Eppure quei semi, al solo contatto con la terra di quel cortile, appassivano. Non era certo l'acqua a mancare, c'era anche un pozzo all'interno, anche se la sola rugiada delle lunghe notti sarebbe bastata a fare di quello il più rigoglioso dei giardini. Questo non avveniva e nessuno sapeva darsene una ragione. Gli uomini avevano ormai perso il desiderio di cercare cosa fosse alla base di quella tristezza che impediva alla natura di seguire il suo ritmo naturale dettato dallo scorrere delle quattro stagioni. Eppure esisteva all'interno della cinta di mura del cortile un quadro che lo raffigurava e faceva capire quello che una volta era stato. Lo raffigurava come un contorno di vita che circondava un bellissimo pesco cresciuto proprio al centro di quello strano triangolo. Nessuno ricordava cosa aveva tolto la vita a quel bellissimo albero, quando tutte le piccole piante attorno a lui si erano colmate di tristezza, tanto da rinchiudersi in se stesse e poi seccare per rimanere semplici steli inermi destinati ad essere tagliati per sempre, così come lo era stato il tronco del meraviglioso pesco. La gente poche volte andava a vedere quelle colonne che una volta avevano fatto solo da contorno al cortile ed ora erano divenute le uniche protagoniste di uno scenario che si ripresentava uguale tutti i giorni. Non esistevano più le stagioni all'interno di quello spazio che sembrava ancora più piccolo di quanto non fosse in realtà. Oltre il varco di accesso a quel cortile c'era una grande piazza che ferveva di vita. Un ampio spazio era riservato alle bambine e dai bambini. Loro non esitavano a recarvisi per giocare senza alcun pensiero che potesse rattristare le loro menti. Uno solo di loro sentiva che qualcosa gli mancava. Si era guardato intorno tante volte in cerca di quanto generava in lui quel sentimento, fino a quando un giorno il suo sguardo non si andò a soffermare proprio sull'oscuro accesso di quel cortile. I suoi compagni avevano sentito dire dai genitori che fosse avvolto da una maledizione, eppure era come un richiamo per lui. Quell'oscurità che agli altri bambini incuteva timore, in lui non faceva altro se non accrescere una grande curiosità, quella che finalmente lo spinse a varcare quella porta aperta. Si trovò così per la prima volta davanti a quel giardino vuoto e triste. Ecco cosa c'era in quel bimbo, un amore per la natura più forte di quello dei suoi compagni. Doveva fare qualcosa per quel giardino, eppure aveva solo 9 anni. Cosa poteva mai fare lui per quella grezza terra dove solo qui e là si poteva vedere un ciuffo di erba? In lui balenò un pensiero. Corse nella piazza, dal grande banco dove vendevano la frutta, e si rivolse al suo anziano proprietario chiedendogli di fargli dono di un frutto che non avrebbe più potuto vendere ai suoi tanti clienti. L'uomo fu sorpreso da quella richiesta, ma non c'era ragione alcuna per non soddisfarla. Gli porse un fico ormai prossimo a seccare,
aspettando di vedere cosa volesse farne il bimbo. Il piccolo si limitò a ringraziarlo dal profondo del suo cuore e ritornò subito verso il cupo ingresso. Con l'agilità dei suoi giovani anni, saltò il muretto e si trovò con le scarpe a contatto con l'aspro terreno. Doveva trovare un punto, quello che il suo istinto gli avrebbe suggerito. Tenendo nel palmo della mano quel frutto, fece alcuni passi fino a giungere al centro del cortile. No, non era quello il punto che il suo frutto sembrava desiderare. Fece ancora alcuni passi ed eccolo fermarsi poco al lato di un cerchio tracciato all'interno con delle semplici pietre grigie solcate da venature bianche. Si piegò sulle gambe e scavò una piccola buca con la mano che aveva libera. Non troppo profonda, doveva essere quella giusta perché ospitasse il suo frutto. Forse credeva con quel gesto di seppellirlo? Così avrebbero pensato tutti nel guardare cosa stava facendo. Nessuno avrebbe potuto sapere che quel gesto era invece destinato a donare la vita. Ricoprì il frutto con il terriccio appena smosso per poi sollevarsi a guardare quel punto. Lo avrebbe avuto per sempre impresso nella sua mente. Non immaginava quanto il cortile gli fosse grato per ciò che aveva appena fatto. Finalmente un essere umano lo aveva degnato, dopo troppi anni di solitudine, di tutta la sua attenzione ed il suo affetto. Ogni giorno il bambino cercava di recarsi in quel luogo separato dal resto del mondo. Non passò molto tempo ed ecco l'erba divenire più folta e di un colore verde brillante che da troppo tempo non assumeva, fino a quando ecco spuntare un'esile piantina proprio nel punto dove lui aveva sepolto il suo frutto. Aveva un piccolo stero verde e due foglie destinate a crescere con lo scorrere del tempo. Ormai quello che era stato un bambino era diventato un ragazzo, ma non aveva perso la sua dedizione per quel chiostro e tutta l'erba che finalmente era tornato a ricoprirlo e proteggerlo. Per non parlare poi di quella piantina, che continuava a crescere ed era ormai divenuta un giovane albero. Ed ecco giungere la stagione in cui poté dare il suo primo frutto. Il ragazzo, nel vederlo, fu colmo di gioia e ringraziò il giovane albero, che quasi a volerlo a sua volta ringraziare, lasciò cadere quel frutto perché il ragazzo lo potesse assaporare. Era così dolce come invece fu amaro il tempo che seguì. Per tanti anni il ragazzo dovette lasciare il suo giardino per crescere in un'altra città, dove divenne un uomo e poi si avvicinò agli anni della sua vecchiaia. Non voleva passare quanto gli restava della sua vita lontano dalla città in cui era nato. Vi fece ritorno per andare a vivere in un nuovo quartiere, lontano dalla piazza in cui aveva per tanti anni giocato con i suoi amici. Poi, un giorno, sentì crescere in lui il bisogno di rivedere la piazza. Al suo arrivo, si rese conto di quanto tutto intorno era cambiato. Al posto del colorito bancone della frutta era nato un supermercato e tanti edifici di duro cemento che non conoscevano gli anni in cui lui aveva giocato in quella piazza ormai così piccola. Ed ecco il suo sguardo, ormai debole per via dell'età, cadere sulla porta di quell'antico chiostro. Sembrava non essere stato toccato dallo scorrere degli anni. Si domandò cosa avrebbe trovato al suo interno e con un sospiro si diede la forza di camminare fino al punto dove una volta arrivava correndo. Vide una luce oltre la porta aperta ed al di là l'erba del giardino. Entrò
ed eccolo presentarsi a lui in tutta la sua maestosa bellezza. Un meraviglioso albero di fichi si ergeva proprio dal punto dove lui una volta aveva sepolto quel frutto. Sì, era l'albero cresciuto grazie al gesto che aveva fatto, spinto solo dal suo istinto di bambino, che non poteva sbagliare. Appoggiandosi al suo bastone, fece ancora i pochi passi che lo separavano da quel robusto tronco. Era piena estate e le foglie che adornavano i rami donavano ombra alla base del loro grande albero. Il vecchio si avvicinò e con la stessa mano che tanti e tanti anni addietro aveva tenuto quel frutto, toccò il tronco dell'albero, che seppro riconoscerlo ed invitarlo a sedersi ai suoi piedi, nel punto in cui le radici sembravano disegnare un cerchio. Il vecchio si sedette lasciando cadere il suo bastone. Da tanti anni non provava la gioia che adesso nasceva nuovamente dentro di lui. Si affidò all'odore di quella pianta e chiuse lentamente gli occhi. Senza neppure accorgersene, cessò di respirare e morì con la schiena appoggiata al frutto della sua bontà.